Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Finalmente un altro unboxing, questa volta nessun pezzo, quindi nessuna scheda, nessun processore, niente, ma bensì una bella Collector's Edition di The Witcher. E arriva dopo una settimana dall'uscita ufficiale del gioco, quindi ho fatto in tempo anche a prendermelo con la Titan X, visto che ne regalavano una copia per tutti i possessori strippati come me. E andiamo a vedere un po' cosa c'è all'interno di questa Super Collector. Ecco qui la scatolona in tutto il suo splendore. Come potete vedere è bella grossa, perché infatti all'interno c'è una statuetta di Geralt. A me è arrivata ovviamente una settimana dopo, perché sono fortunatissimo, ma in realtà Amazon l'ha fatto apposta, perché proprio ieri sera ho ucciso il grifone e quindi hanno deciso di spedirmi la Collector's. Andiamo ad aprirla, vediamo un attimino, anche se tanto saprete già tutti cosa c'è all'interno. Però questa è la mia, nella mia mettono sempre più robe. Sì. Allora, se riesco ad aprirla, ok, ci sono i sigilli un po' dappertutto. Sigillo sotto, tolto. Ok, non volevo rovinare la scatola, ma mi sa che sto rovinando. E voilà, sotto c'è ancora la confezione, hanno usato lo spigolo per ricreare il simbolo The Witcher. Qua ci sono tutte le vostre firme, perché me l'avete regalata voi, quindi ci sono tutte le firme dei miei fans, come potete vedere. Certo. Apriamo, andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. C'è un'altra scatola, facciamo così, vediamo giù almeno. Eccola qui, prima scatoletta. Cosa c'è all'interno? Vediamo un po'. Guardate che bello, è lo steelbox. No, non è lo steelbox, è una box dove dentro troviamo l'artwork, bellissimo, l'artbook più che altro, che non è l'artwork. Bellissima la confezione, finalmente hanno curato tantissimo anche l'artbook, non dando il solito libricino del cazzo, ma un bel artbook con una marea di storie, personaggi del Witcher, ed è tutto in italiano, cosa ottima. È tutto in italiano, guardate, quindi un bel almanacco, una marea di immagini che mi spippetterò a guardare mentre sarò al cesso la mattina. E all'interno, fatemi appoggiare questo, c'è la confezione del gioco The Witcher 3 per PC. Saranno 4 DVD probabilmente, perché è doppio. Lo steelbox, che serve a tenere la custodia, diciamo, in metallo per il vostro gioco. E poi il medaglione Geralt. Prendiamo. Eccola qui. Qui dentro c'è la famosa statuetta di Geralt. Andiamo ad aprire un pochino com'è fatta. Sono curioso di vedere com'è ricreata. Un po' di scotch ne abbiamo. Chiuso per bene, vabbè, che con quello che costa, cazzo, ci mancherebbe anche, però ci siamo. Eccoci qua, oddio la spada,
spada, sennò come cazzo fa? Eccola qua, dipinta a mano. Apriamola fuori dalla confezione. Facciamo attenzione. Attenzione. E la statuetta mostra Geralt che sta scannando un grifone. Allora, adesso lo faccio vedere un po' più da vicino, così almeno tanto penso che non ci sia più niente. No, allora, come vi dicevo, ecco la statuetta che ritrae Geralt che sta menando il grifone. Purtroppo, ecco, ha fatto il danno. Ha un sacco di... ha un sacco di pallini di polistirolo addosso. Proviamo a non fare disastri. Questa è la coda del grifone che arriva staccata. Proviamo ad attaccargliela. Bello, perché c'è proprio... lo stiamo buttando al culo al grifone. Così. Ok, boh. Sventrato il grifone. La spada di Geralt. Questa. Che non si vede. Che gliela piazziamo in mano, altrimenti sembra che la sta pigliando a cazzotti. Allora, cazzo, ecco qua. Ecco qua la statuetta. La giro un po' così, così meno potete vederla. Che ritrae Geralt che sta facendo il culo al grifone. Tutta dipinta a mano, bellissima, piena di particolari. Guardate che vi faccio rivedere anche il medaglione, visto che così si riesce a vedere. Bellissimo anche lui. E poi aspetta che faccio vedere anche lo steelbox, lo faccio vedere, se non è che magari non si vedeva male. Gioco e l'artbook, che dove cazzo l'ho messo? Qui. Ecco. Bene, questo era l'unboxing della Collectors per PC di The Witcher 3. Vi ricordo che mi trovate in live su Twitch quasi tutte le sere, diciamo, beh, durante la settimana sì, però magari un po' meno nel weekend. Se volete venire a insultarmi, farvi due risate, fate un salto su Twitch. E niente, vi saluto. Ciao!